È un evento molto importante, è un appuntamento culturale che va a coronare tutto quello che è stato il calendario di promozione culturale per la città di Villafranca. Questo da parte sì del comitato della biblioteca che io presiedo, ma soprattutto dell'amministrazione comunale, in particolare del sindaco di Villafranca e dell'assessore alla cultura. Come vedremo in alcune scene del film, il docufilm è stato girato anche a Villafranca, quindi ci sono dei luoghi storici importanti di Villafranca che compaiono nelle scene del film, e questa è una importante promozione culturale, a parte la stessa promozione culturale che fa il film, visto che parliamo della storia di Francesco Baracca. Questo va chiaramente a coronare quelle che sono state le manifestazioni che hanno caratterizzato questo compleanno, il centesimo compleanno dell'Aeronautica Militare. È senza dubbio uno degli eventi più importanti tra gli eventi del centenario, perché ricorda gli assi della caccia, gli arbori della fondazione dell'Aeronautica Militare, in cui sono proprio custoditi valori che ancora oggi, ancorché in contesto storico totalmente nuovo, portiamo avanti con orgoglio e sono la forza un po' della nostra forza armata. Ecco, approfitto con l'occasione anche per ringraziare l'amministrazione comunale del comune di Villafranca di Verona, il sindaco Dall'Oca e i suoi assessori, in particolare l'assessore alla cultura, che hanno dato un importante ruolo, un importante contributo a poter girare il film, perché poi molte delle scene che vedremo stasera sono state qui girate al Villafranca, qualcosa al castello, qualcos'altra così al Palazzo Bottagisio, che è un'importante sede storica del comune di Villafranca, e poi l'amministrazione comunale ci ha messo tanto e ci ha supportati in questa importante attività. La Fanfazione è stato chiuso proprio per la produzione una giornata intera, un venerdì per precisione, e hanno girato due scene, una nella seconda sala con una festa con molti invitati e poi una seconda scena più intima tra Francesco Baracca e la ragazza di cui poi si innamora nel film nella terza sala. E ci è voluto un'intera giornata di prove e di Chuck, e avevano una grossa tecnologia che è molto evoluta rispetto a un altro film che è stato girato da noi 5-6 anni fa. E abbiamo questa piccola esperienza tra in due film in circa 6 anni e siamo molto orgogliosi di aver potuto ospitare questa produzione molto prestigiosa legata all'aeronautica, che per noi a Villafranca è una grande istituzione che ha sempre fatto la storia di Villafranca e che siamo orgogliosi di portare avanti come locale storico di Villafranca. La disciplina è più importante del coraggio.